Gruppo di Catania. Domanda. La mia domanda è divisibile in due settori. Chi sono gli angeli e se correrei pericoli nel volerli contattare? Gruppo di Catania. Caro fratello, sulla costituente spirituale, quello che voi chiamate angelo, su questo grado di energia, si potrebbe parlare all'infinito. Comunque ti do qualche accenno. È chiaro che il nome angelo è un termine convenzionale con il quale distinguete gli esseri senza il corpo fisico da quelli con l'involucro pesante. Ma non è soltanto questa la differenza. Infatti, non tutti i trapassati si possono definire angeli. L'angelo è uno stato di coscienza, è un essere di luce che si è liberato dagli involucri più pesanti. Il corpo fisico è il corpo del desiderio. In questo stato si è immersi in un'atmosfera imperniata sull'amore reciproco. E questo amore diventa il fulcro del suo esistere, l'alimento, la linfa del suo essere. Nello stato dell'essere angelo non sono stati soppressi i desideri e le emozioni, ma sono stati sostituiti, perché non sono più necessari, con altri desideri ed emozioni di natura diversa da quelli degli uomini della terra. Questo è un livello di quella grande scala dimensionale e ascensionale che fa le gerarchie e corrisponde a un primo grado di sentire interiore, fino all'apice nella grande luce, verso cui tutti tendiamo e tentiamo di giungere da questo punto di partenza.